Mia family, bonjour, bonjour. Oggi è lunedì e io anche oggi non mi posso truccare, purtroppo. In realtà potrei fare la base, però siccome la cosa che mi piace truccare di più sono gli occhi e fare un bel trucco e abbinarli al rossetto non ha tanto senso alla fin fine, quindi non mi trucco, faccio anche respirare un po' la pelle, approfittiamo un po'. E quindi sì, la congiuntivite, come vedete, grazie per i tantissimi messaggi che quest'anno veramente mi è capitato di tutto, tra l'influenza che non se ne voleva andare e ho ancora un po' di mal di gola. Infatti oggi devo andare anche dal medico perché è impossibile che non mi sia passata completamente, cioè l'ho sentito, ho ancora un po' di mal di gola, un po' di raffreddore. Però sì, e poi la congiuntivite, però siete stati tutti molto carini a scrivermi e a preoccuparvi per me, quindi vi ringrazio tanto. E adesso mangeremo qualcosina per colazione. Il nostro frigo, come potete vedere, ha sempre il solito difetto, nel senso che è praticamente vuoto, ma yogurt greco e frutta c'è, quindi andrò a mangiare questo con un po' di muesli. Ho versato lo yogurt in questa scodella, poi ho lavato e tagliato le fragole. Che buone le fragole! Adesso prendo il muesli e così finiamo anche questo pacchetto qui. Voilà, così l'ho finito. Voilà, super semplice e veloce, la mia colazione è pronta ed è anche super buona. Ok, probabilmente non mi vedrete benissimo, ma ho messo la videocamera su un accorgimento, su un piedistallo di fortuna, l'ho messa su una delle ciotoline d'argento che abbiamo qui sulla tavola, in modo da potervi chiacchierare, però mentre faccio colazione. No, ve la devo assolutamente raccontare questa. Allora, già in realtà da quando ci siamo trasferiti, e credo di averci anche scherzato su in qualche vlog, praticamente da quando ci siamo trasferiti, questo appartamento a me faceva tipo un po' di paura la sera, perché è super rumoroso e ci sono sempre scricchioli strani e roba strana. E appunto, cerco di stare un po' giù così mi vedete. E appunto succede solo la sera. E qualche giorno fa. Allora, a parte che succede spesso che i gatti guardino e osservino cose che io e Tomas non vediamo, ma questa è una cosa che bene o male i gatti hanno sempre fatto, quindi non mi sono stranita più di tanto. E qualche giorno fa stavo seduta sul divano e non so come mi è sembrato che qualcosa si muovesse, perché c'è la porta, quindi dal divano si riesce a vedere fino in sala da pranzo. E ho visto qualcosa che si muoveva, i gatti erano vicino a me. Tomas era seduto accanto a me, però lui guardava l'iPad, quindi non si è accorto. Io stavo guardando la televisione ed ho visto, avete presente quando vedete qualcosa tipo, come si dice, in the corner of your eye, tipo nella, cioè non ci, non lo, oddio mio, non so parlare oggi, cioè quando vedete qualcosa però nell'angolo dell'occhio, quindi non riuscite a metterla bene a fuoco, però vi rendete conto che c'è del movimento. Poi ho guardato verso il punto dove avevo visto del movimento e non c'era niente. Però io ho visto, cioè qualcosa ha catturato la mia attenzione, no? E quindi strano, però mi sono detta, boh, vabbè, cioè nel senso capita. Comunque la sera, sempre, sempre, qui ci sono scricchioli, rumori e molto spesso. Io magari, perché Tomas va a dormire presto la sera, perché la mattina si sveglia presto, io invece molto spesso rimango sveglia al computer se devo rispondere ancora a qualche email, oppure se devo ancora fare montaggio di un video per il giorno dopo, perché magari il giorno dopo so che non avrò tanto tempo, quindi lo faccio la notte, capita molto spesso, io poi sono molto attiva la notte, ho idee, quindi mi è sempre stato facile lavorare la notte, tipo il mio libro l'ho scritto tutto di notte praticamente, e quindi io rimango sveglia con i gatti. In soggiorno di solito stanno tutti e due bene o male vicino a me, dormono oppure comunque stanno vicino a me, vogliono le coccole. E molto spesso sento rumori che non riconosco e molto spesso arrivano o dalla cucina o dalla sala da pranzo. Non arrivano quasi mai dall'altra parte della casa, a parte, adesso vi racconterò, però è molto strano perché spesso succede che appunto ci siano questi rumori e anche i gatti li sentono e si fermano.
e guardano verso il punto in cui, cioè verso la zona della casa da, qua, da cui arriva il suono o questo rumore. Tutto molto molto strano, però mi sto ingozzando proprio, scusatemi. Questa ve la devo far vedere in realtà, perché dovete sentirlo il rumore. È successo un paio di notti fa, io stessa identica cosa, stessa cosa che vi ho raccontato. Tomas era già andato a dormire, ma tipo da un'ora, quindi dormiva sicuro. Io ero con i gatti sul divano, c'era Audrey sulla mia sinistra e Denver sulla mia destra, quindi eravamo là, ok? Ad un tratto io sento questo rumore. C'è un rumore specifico che la nostra porta che divide la zona notte dalla zona giorno della casa, da quella porta in poi, lo sapete, c'è un altro corridoio e c'è il bagno di Tomas, che lo chiamiamo bagno di Tomas, e poi c'è la nostra stanza da letto con la cabina armadio e l'altro bagno. In tutta quella zona è sempre separata dalla porta che teniamo chiusa, perché così i gatti lì non ci vanno, quindi non dobbiamo pulire tantissimo i peli dal letto, dalla stanza da letto. E ad un certo punto io sono sul divano, ragazzi, non sto scherzando, ve lo giuro, cioè io e i gatti sul divano, e sentiamo questo rumore che è indistinguibile, cioè è un rumore che conosciamo benissimo, perché la porta lì non è fissata sotto, e quindi, e sono porte molto vecchie, sono porte antiche, quindi fa molto rumore quando la agiti quella porta, ok? Io adesso vi faccio sentire il rumore, perché dovete assolutamente davvero sentirlo per rendervi conto. Io, immaginate la notte, ero sul divano con i gatti, ok, Tomas stava dormendo e io sento questo rumore qua. Ok, è molto, cioè si riconosce subito. Non, forse non così forte, ma così, perché io l'ho sentito fino al divano, quindi non era, io ero seduta là, non era un rumore appena appena distinguibile, si è sentito molto molto bene. E io ovviamente cosa ho pensato? Si sarà svegliato Tomas e adesso uscirà dalla porta, ok? E in realtà non arrivava, e io, e i gatti, la reazione dei gatti è stata epica, perché erano seduti, spaparanzati, pru pru pru, le coccole. Tutto ad un tratto entrambi si mettono su e guardano verso di là. Tutto ad un tratto, boom, così. Io me la sono fatta sotto letteralmente, poi mi sono detta, boh, evidentemente Tomas si è svegliato e sta tornando qua per dirmi qualcosa, non lo so. E quindi io aspetto, non viene nessuno. E dico, pupetto, niente. Mi alzo, ovviamente ho acceso tutte le luci che potevo accendere, mi alzo e vado a vedere se Tomas si è svegliato, perché ovviamente, cioè, può essere, voglio dire. Arrivo qua, apro la porta, silenzio totale, buio totale, apro quest'altra porta che noi la notte chiudiamo e lo vedo che dorme proprio, cioè Tomas stava dormendo già da un bel po'. E i gatti sono rimasti in quella posizione, alzati così, a guardare per un bel po', tant'è che, cioè, mi spaventava anche il fatto che i gatti avessero sentito questo rumore, ma si sono proprio spaventati, quindi era forte, cioè era proprio. E la cosa strana è che non ci sono finestre, ovviamente, ma non ci sono finestre aperte, quindi è impossibile che possa esserci giro d'aria. E non so, cioè so che non c'erano finestre aperte, perché sono andata anche a controllare, metti che ci siamo dimenticati di chiudere qualche finestra, insomma può succedere, non lo so. Ho controllato tutte le finestre, tutto era chiuso. Quindi io non ho mai avuto sinceramente un problema del genere, però vi devo dire che mi sono davvero davvero spaventata, perché tutti i rumori, tutti gli scricchioli eccetera, dici boh, è la casa, una vecchia casa eccetera. E sono riuscita a trovare una spiegazione bene o male logica per tutto, cioè quando sento rumori che arrivano dalla dispensa lì in cucina dico boh, sarà la caldaia, non lo so, però il rumore di questa porta lo conosco talmente bene che so che devi toccarla la porta, cioè devi toccare la maniglia o comunque la porta per poter sentire questo rumore, e tant'è che i gatti si sono spaventati, cioè, e sono rimasti lì così
per un bel po' a guardare, aspettando che succedesse qualcosa, perché di solito bene o male, però appunto è strano perché si sono spaventati, cioè se Tomas fosse uscito da lì non si sarebbero spaventati, invece si sono spaventati, non proprio spaventati, ma comunque fissavano e non si sono mossi dal divano, in realtà proprio gatti molto coraggiosi i miei, non si sono mossi, erano lì e io terrorizzata. E poi l'ho raccontato a Tomas il giorno dopo, perché ovviamente lui dormendo non si è accorto di nulla, e anche lui mi ha detto è molto strano. Quindi stanno succedendo veramente delle cose strane, poco chiare qua. Io vi aggiornerò sulla questione, ma la cosa mi ha lasciata perplessa, perplessa è dire poco. E ripeto, non mi è mai successo e non so che cosa pensare. Spero sinceramente che non succeda nient'altro e che non succeda più, perché non è una cosa che mi piace essere spaventata. Però sì, strano, molto strano. Raccontatemi se avete esperienze del genere, perché non so se lo sapete, ma io sono molto affascinata da queste storie, dal paranormale, eccetera. Solo che mi piace leggerle queste cose, sentire le esperienze, ma non mi piace viverle, è strano, no? Però fatemi sapere se avete esperienze del genere, perché mi diverto molto a leggerle, mi piace molto leggere esperienze del genere, quindi secondo voi devo aspettarmi che le cose peggiorino, tipo, perché sembra un continuo crescere di questa cosa in realtà, non era mai successo niente del genere, quindi fatemi sapere. Adesso già parlarne non mi fa venire i brividi, anche se è pieno giorno. Comunque, fatemi sapere che cosa ne pensate. Adesso finisco la colazione e poi vado alla posta, perché anche oggi ho diverse cosine da fare, visto che appunto non riuscivo a filmare un video da casa, mi sono detta filmiamo un vlog, così vi porto con me e vi faccio compagnia, insomma, visto che vi piacciono i vlog caserecci, me lo dite sempre, so che vi piacciono, scusatemi davvero se non sono truccata, è che vedete che l'occhio ancora non è al 100%, quindi è meglio che io non ci metta trucco su. Anche perché ieri ho fatto la base e secondo me è proprio meglio non metterci niente. Però appunto so che vi piacciono i vlog caserecci, quindi sono contenta di portarvi con me. Sono tornata a casa e non ho filmato praticamente niente. Voi non sapete quanto tempo ho passato dal medico, dalla dottoressa. Cioè, era strapieno, strapieno di gente. Quindi, però alla fine... e poi sono andata a fare la spesa, vi farò vedere anche che cosa ho preso. Ma una spesa molto veloce in realtà. Praticamente la dottoressa mi ha detto che devo andare a fare un tampone faringeo per la gola e poi mi ha dato appuntamento per una visita con l'otorino e la laringoiatra, perché dice che non posso insomma andare avanti così, sono tipo 20 giorni che questo mal di gola, così non sono sintomi tanto forti o tanto fastidiosi, poi sembrava fosse passato, adesso mi è tornato, quindi questo è il responso di oggi. Gatto Denver come al solito vuole tante coccole, carole, ma sei tutto bianco e un po' arancione. Che se non dico un po' arancione mi rimproverate. Oddio, è grave la situation, è grave la situation. Ieri l'ho spazzolato, sia lui che gatta Stellina. Sono tutti ben spazzolati questi gattoni, che sta arrivando la primavera e quindi loro perdono tantissimo pelo. Nel frattempo c'è il robottino che gira per casa. Oh gatta! Ciao! Un miau silenzioso questo. Ciao gatta Stellins. Sì gatto Denver, tu sei sempre protagonista, sempre protagonista. Ci mancherebbe altro. E vi faccio, se Denver me lo permette, non sono sicura, vi faccio vedere che cosa ho preso. Allora ho preso questo perché la valeriana non c'era per Tomas, quindi ho preso tipo un mix. Poi ho preso due pacchi di... Non so se li avevo già assaggiati, se li abbiamo già provati questi oppure no. Boh, ne ho preso un altro pacco e sono, si chiamano cappellacci, sono tipo dei tortellini. Cazzo Denver, tu non sai che cosa vuol dire lasciare in pace, tu non sai cosa vuol dire privacy. Sì, cazzo Denver, sei bellissimo, bravissimo, esisti solo, tu sei il gattino più bello di tutto il mondo e sei tutto bianco e un po' arancione. La gatta anche è bellissima, sì, anche lei l'abbiamo spazzolata. A lei si vede molto di più la differenza, ma devo fare una seconda passata perché lei ha tantissimi, tantissimi nodi. Quindi, gatto Denver, io e te abbiamo un problema. Tu sei troppo appiccicaticcio, gatto Denver, e non mi lasci in pace.
dopo 2 secondi che non lo accarezzo già ricomincia, è come una sirena. E ah, eccolo il secondo pacco. E sono alla zucca. E sono molto buoni. Mi sa che li abbiamo già assaggiati una volta. Poi ho preso i cornflakes per Tomas, perché spesso la mattina mangio i cornflakes. Poi ho preso latte parzialmente scremato, anche se io non bevo quasi mai latte, ma l'ho preso per Tomas per la sua colazione. Oro saiva ho preso sempre per Tomas perché gli piacciono molto, sia con la marmellata che con la Nutella. Poi ho preso i pan di stelle che piacciono tantissimo ad entrambi. E poi ho preso gli spaghetti numero 12, quindi devono essere belli grossi, mi piacciono belli grandi. E poi ho preso uno stracchino, quello di nonno Nanni è tra i miei preferiti. E poi questi 2 biscottini pasquali. Buona Pasqua, sì, anche se noi a Pasqua siamo ad Amsterdam. Buona Pasqua. E poi invece per Pasquetta il giorno dopo andiamo a Cortina. Sì, un pulcino. E poi che cosa ho preso? I gamberetti, perché stasera voglio fare la pasta ai gamberetti. E poi 2, 3 mozzarelle. Oddio, gatto Denver, è grave, se io non gli do attenzione è molto grave la situation, ragazzi. Che padroncina cattiva. Io ti devo carezzare tutto il tempo, lo so, tutto il tempo. Oggi sono andata anche al negozio di animali ed ho preso qualcosina che però non è per voi, perché ho preso per Maika e Milo i gattoli di Demelza e li ho preso questi, che sono Milk Bits, sono tipo dei bocconcini al latte, che so che uno dei due va matto, è un po' come Audrey e Denver. Maika va pazzo per queste cose tipo latticini eccetera, a Milo non piacciono tantissimo, quindi per Milo ho preso i cuoricini al salmone, spero gli piaceranno, quindi, perché ogni volta voglio sempre portare un regaletto anche per i gatti e poi mi dimentico puntualmente, invece stavolta mi sono portata avanti perché appunto partiamo venerdì e andiamo per il weekend in Olanda, sì, da Demesa. Gatta Stellina, fai la brava gatta Stellina. Faccio vedere a Tomas quello che ho comprato. Molto buono. Ok, e hai visto i biscottini con scritto Buona Pasqua e col pulcino? Sono belli. Non sono molto buoni. Questi non ci interessano. Ok, me li mangio io, non c'è problema. Questo è importante. I gamberetti? Sì. Sì? E i pan di stelle? Anche quelli, cavolo, sì, pan di stelle. E poi ho preso gli oro saiva perché li hai quasi finiti, e i cornflakes perché anche quelli li hai finiti, vero? Vedo comunque che, oddio, perché ridi? Che c'è un po' più roba per me. Sì, ho preso tanta roba per te, però ho preso anche questi biscottini, che così li voglio mangiare anch'io, però anche i pan di stelle, perché sono secoli che non mangio ti dico solo questi biscottini, maniteli. Ah, brutto cosa. Io mangio questi. Sì. No, ti prenderò solo un morso. Ah, ecco. Adesso vado quello, mi lascio il morso. Anche la mozzarella, cioè, sì, vedi. Ecco, 3 mozzarella e stracchino. È anche buono. Stracchino. Lo mangio anch'io stavolta. Come stavolta? Lo mangi sempre tutto? No, mi lascia un pezzo così e tre, no, tipo così, e 3/4 lo mangio. Tutto. Non è vero, che bugiardo. Vabbè, io farei la cena, ho fame. Tu? Cominciamo a bere, sì. Abbiamo messo sulla pasta, cioè l'acqua per la pasta in realtà, non un coperchio così piccolo da lavare, quindi ho messo questo gigantesco. Faremo i spaghetti del circo con i gamberetti. E qualcuno, tu smetti, qualcuno qua dovete sapere, che voleva, cosa mi hai appena chiesto adesso, mentre prepariamo la cena a notare? Ho chiesto, mentre prepariamo la cena, mentre siamo qua indaffarati. Sì. Potremmo mangiare questi? No! Guarda te che mi tocca essere tipo come i genitori. Ti rovini la cena! No, però è vero, se io mangio quei biscotti adesso poi non ho più fame per la pasta. Niente. Io prenderò questo. No, scusa, non hai detto che non li vuoi e che li dai a me? No! Ho già cambiato idea! Ho cambiato idea! Mi piace troppo fare i soldetti, ma Tomas soffre di brutto solletico. No, una volta soffriva di più, dice che una volta saltava proprio, vero? Eh sì. Adesso soffri, ma non così tanto. Allora, vediamo se bolle quest'acqua. Quasi, quasi, quasi. Non so se avete visto. Eccola, quasi. Cosa cerchi?
Smettila di cercare cibo. No, comunque domani devo ancora mangiare questi ex. Questi finiscono adesso, questi sì. Qua, per sì. Questo ho preso nuovi. Tomas sta guardando il nostro video perché non l'aveva ancora visto. Come è venuto? Ti piace? A me è piaciuto tantissimo, sei stato super. Mi sono divertita anch'io quando l'ho modificato, quando l'ho editato. Sì, perché la scarpa non è male, è solo da tenere via il tronco. Tiro via il fiocco. No, vabbè. Su questo bracciale anche la ragazza della boutique di Dior mi ha scritto ridendo. È piaciuto anche alle ragazze di Dior questo video, Pupetto, hai visto? Ti hanno promosso comunque anche loro. Nel frattempo che Tomas finisce di vedere il video, ti è piaciuto? Ti piace? Eh? A me tantissimo. Molto bello. E io ho preparato la pasta, ho messo semplicemente i gamberetti nella pasta al dente e poi ci ho aggiunto un filo d'olio a crudo. Molto semplice, molto easy, lo sapete che non sono proprio da MasterChef. E ho tantissima fame, sembra anche molto buona, vi dirò. È anche super leggera, appunto, perché non ho fatto soffritto, niente del genere. Ho messo appunto solo olio d'oliva, tra l'altro casereccio, molto buono, gustoso. E i gamberetti. Ci andrebbe anche il prezzemolo, ne metto sempre tanto quando faccio la pasta ai gamberetti, però non l'ho trovato al supermercato, mannaggia. Stiamo guardando Master and Commander, si chiama, giusto? Sì. Ovvero io ho dormito per tutto il tempo. Ovvero Russell Crowe. Tu hai dormito? No. Sì, all'inizio sentivo facevi. No, sì. Io sto guardando il tempo. Sì? Sì. Ed è bello? Era bello visto che sta per finire. Boh, facciamo così, dai. Circa. E di solito non dormo mai così davanti alla TV, però oggi ero proprio stanca. E qua, vedete, c'è Denver. Anche lì dorme. Anche lui dorme. Dato Denver e lì c'è Dr. Stellings. Vabbè. Aspetta, devo inquadrarla, eccola, e lì c'è la stellina che dorme sul suo cuscino, quello è il suo cuscino e lei deve dormire sempre là. Gatto Denver mi chiacchiera tantissimo, chissà che cosa mi racconta. Sei bravissimo? Sì, bravissimo mio piccolo gattino, tutto bianco, la mia nuvoletta. Sì, la mia nuvoletta tutta soffice e tutta morbida. Tutta soffice la mia nuvoletta. Il mio gattino tutto bianco. Sì, tutto bianco lui. Tutto bianco lui. Guarda che pancia che c'ha. Guarda che mancia che c'ha. Il mio piccolo gattino tutto bianco. Sì, bellissimo. Beh, Tomas è andato a farsi la doccia, il film è finito. Non ho visto praticamente nulla di questo film, forse gli ultimi 5 minuti. E voglio farvi vedere la mia My Jolie Candle del momento, che è questa, ed ha un profumo, ragazzi, è la fine del mondo. L'ho appena accesa perché in realtà ho appena finito un'altra, e questa è Marshmallow Grigliato, ha un profumo dolcissimo, super goloso. Che buona, ma una delle mie preferite in realtà del periodo è quella, adesso non mi ricordo il nome, ma è quella che ha disegnati tutti i papaveri rossi, e la trovate subito in realtà. Se vi piacciono le profumazioni neutre, ma comunque che ti profumano tutta la casa, perché noi abbiamo ambienti molto grandi e quella profuma tutta la casa, questa l'ho appena accesa, e anche questa ha un profumo molto forte, però questa è un pochino più dolce, mentre l'altra appunto era un pochino più appunto neutra come profumazione. Però amo avere sempre una candela profumata accesa. Io tra poco mi metterò al montaggio, per questo che ne ho accesa un'altra, e guardate che cosa ho trovato tra l'altro nella candela che ho appena bruciato, finito di bruciare in realtà, se riesco a metterla a fuoco. Aspettate, eccolo qua, è un bracciale con questa stellina e con il cristallo Swarovski. È molto carino, mi piacciono tantissimo questi gioielli perché sono super discreti, ma al tempo stesso molto carini, bellissimo.
E in realtà voglio farvi vedere un'altra cosina che mi è arrivata. Eccolo qua, mi è appena arrivato questo super super pacco, sempre da My Jolie Candle. Io ci tengo sempre a precisare, ragazzi, che questo è un brand con il quale io lavoro, quindi ecco, questo per me è sempre importante, essere insomma trasparente nelle mie collaborazioni, quindi voglio che lo sappiate. Però è anche un classico esempio di un brand che ho scelto per la collaborazione. Lo sapete che scelgo sempre io i brand con i quali lavorare, non accetto mai tutte le proposte che mi arrivano, però questo è un brand nel quale credo davvero tanto, perché sono candele che io amo personalmente, quindi mi piace tantissimo averle sempre accese per casa. Gatto Denver, ci tengo a notare che mi insegue sempre in giro per la casa, quindi è tipo la mia ombra lui, vero Gatto Denver? No, se io lo cago, lui non mi risponde, capito? Ah sì, ok, ciao patatino mio. Un piccolo carino duro bianco lui. Ti mimetizzi nel tappeto, Gatto Denver? Sì. Comunque vi faccio vedere il contenuto di questo pacchetto. Guardate che carino che è questo oro così luccicante. Bellissimo, e questo pacchetto si chiama Love is in the Air. E ci sono all'interno, solita musichetta, allora c'è il tagliandino Good Luck che ti spiega tutto quanto. E poi ci sono due candele, allora, vediamole assieme. Una è questa, che ha lo stesso identico packaging del pacchetto, e questa si chiama In Your Heart, ed è un pochino più femminile come colorazione. E poi c'è anche In Your Arms, che carini questi nomi, In Your Arms, che mi hanno spiegato che questa ha un profumo un pochino più neutro e quindi può essere anche un regalo maschile volendo, che è tipo un pacco unisex questo, quindi c'è una profumazione che sarebbe questa, che è un pochino più femminile, mentre questa che è invece molto più neutra, unisex appunto maschile. Quindi questo sarebbe un ottimo regalo secondo me per la festa della mamma. Tra l'altro io devo ancora scoprire che cosa regalare alla mia mamma, però secondo me questa sarebbe un'idea molto azzeccata, molto carina. Vediamole all'interno come sono queste candele e annusiamole anche, soprattutto che lo sapete io sono fissata. Oddio, questa è buonissima. Sì, questa devo dire è davvero molto più neutra come profumazione, molto adatta secondo me sia a qualcuno che non ama i profumi troppo dolci e quindi può essere tranquillamente una candela anche da donna, ma può andare bene appunto, è vero, anche per i ragazzi, per gli uomini, perché non è dolce, non è una fragranza tipicamente femminile. Chissà, magari riesco a far appassionare Tomas alle candele profumate con questo, ci proviamo. E poi c'è questa, andiamo ad annusarla. Ma no, devo dire che anche questa è molto neutra, sì, un pochino più femminile forse, ma entrambe sono molto neutre e adatte secondo me a profumare la casa, quindi non sono troppo dolci. Io amo le profumazioni super dolci e golose, però ci sono anche persone che poi si stufano dopo un po'. Queste secondo me invece sono molto molto appunto neutre, ecco, non saprei come descriverle, ma sono perfette secondo me un po' per tutti i gusti. Voi lo sapete, qui c'è scritto, ma la particolarità di queste candele, lo sapete, non è soltanto il fatto che hanno una profumazione buonissima e che appunto vi profumano tutta la casa. La figata di queste candele, ed è per questo che io credo molto 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 in questo tipo di candela, in questo tipo di prodotto, è che all'interno di ogni candela si nasconde una sorpresa, perché quando arrivi a bruciarne un po', e di solito diciamo che a tre quarti già compare il pacchettino, appunto all'interno compare magicamente un pacchettino, già ve ne avevo parlato, ma compare magicamente un pacchettino che poi appunto si va a togliere dalla candela, e aprendo questo pacchettino si scopre un gioiello. Ogni candela ha all'interno un gioiello con cristalli Swarovski e sono uno più bello dell'altro, quindi è la figata ancora più pazzesca di queste candele, lo so, è incredibile ma è vero, la figata più pazzesca di queste candele è che una ogni tot ha un gioiello con diamanti, e quindi se si è fortunati si trova un vero e proprio gioiello in diamanti, ma appunto già avere un gioiello, ci sono i bracciali, gli anelli, questa che cos'ha? Vediamo subito, questa è l'anello.
Lo vedete, c'è il simboletto qua sotto, si può scegliere sul sito, comunque vi metterò il sito giù nel box informazioni e all'interno appunto c'è in questo un anello, ma poi ci sono le collane, ci sono i bracciali e appunto non vedo l'ora, io non vedo mai l'ora di, non vedo, cioè sono sempre curiosa di vedere che cosa trovo nelle candele, è una figata perché non solo ti profumano la casa, ma poi all'interno ci trovi anche appunto questa fantastica, fantastica sorpresa. Poi nel mio studio invece ho questa, che è la Gold Edition, che secondo me sta benissimo con gli arredi che ho qui sulla scrivania, che sono appunto tutti dorati e turchesi, e questa sta benissimo, poi ha anche un profumo buonissimo. L'ho già accesa, non riuscivo a fare a meno, sono troppo belle per utilizzarle, però non sono riuscita a non accenderla. E poi qui invece ci sono un sacco di prodotti che vi devo far vedere nel prossimo video spacchettamento. Quindi stay tuned perché lo vedrete presto su YouTube. Ah, e comunque una cosa che volevo dirvi anche su questo pacchetto che mi hanno detto, mi stavo dimenticando perché la trovo una figata, secondo me è molto interessante, è il fatto che gli anelli che si trovano in queste due candele si possono unire per formare praticamente un anello unico, quindi sono fatti apposta per andare assieme, quindi questa la trovo un'idea molto molto carina. E ripeto, queste sono collaborazioni che funzionano perché mi piace genuinamente il prodotto, è per questo che scelgo di lavorare solo con brand in cui credo davvero e che fanno prodotti e cose che io utilizzo per prima di consigliare a voi, quindi insomma sono, non lo so, sono molto contenta per queste candele e tra l'altro le sto usando tutte queste, prevedo che prossima settimana le inizierò già a bruciarle perché amo, adoro, non c'è un momento in cui io sono in casa e non ci siano candele profumate accese, quando filmo ho sempre accesa anche la Gold perché secondo me avere la casa che profuma è bellissimo. Ragazzi e ragazze, io sono qui pronta con il mio computer e sto per mettermi al montaggio di questo video vlog, che sarà online domani e sì, è già parecchio tardi, ma i vlog sono abbastanza veloci da editare, quindi non ci metterò tantissimo. Adesso stavo guardando invece un'intervista di Leonardo DiCaprio l'altra settimana, quando è stato? Un paio di settimane fa abbiamo visto Titanic e mi è ritornata tutta la passione, ho visto un sacco di, su YouTube ci sono un sacco di scene del film che poi hanno tagliato e non hanno messo nella versione DVD o cinema, però le hanno girate ed è bellissimo vederle, c'è anche un finale alternativo, andatelo a vedere, è molto interessante, e se siete appassionati di Titanic, quindi questo quanto per il video di oggi, spero vi sia piaciuto anche se appunto è stato molto casereccio, voi mi dite sempre che vi piacciono questi video caserecci, ma io ho sempre il dubbio se possono essere interessanti oppure no, spero di sì, quindi vi mando un bacio grandissimo, noi ci vediamo domani, mercoledì, con un nuovo video. Mua. Ciao, mia family, vi voglio bene, ciao!